Ciao a tutti, benvenuti in un nuovo video. Dunque, il video di oggi sarà un video che mi hanno chiesto in più persone ultimamente in questi giorni ed è un video sulle prime impressioni sulla, diciamo, la conversione per 3DS di Zelda Ocarina of Time. Siccome voglio accontentare appunto queste persone, ho deciso di fare un video, diciamo, di anteprime, di prime impressioni molto a caldo, senza nulla di preparato, almeno mi sono preparato dei piccoli appunti ovviamente. Però non sarà né una recensione né nulla di tutto ciò, perciò sarà un video molto discorsivo. Appunto, Zelda Ocarina of Time, che come avete visto nel video precedente, ho acquistato appunto a 10 euro recentemente e lo sto giocando sul mio fantastico 3DS Ice White. Il gioco devo dire che mi sta piacendo molto, in quanto io Ocarina of Time devo mettere uno di quei giochi, nonostante ami la saga di The Legend of Zelda, è un gioco che non avevo mai giocato e di questo purtroppo mi pento molto, ma non ho mai avuto modo di giocarci perché non possiedo un Nintendo 64 e giocarlo su PC emulandolo non mi andava perché veramente era troppo macchinoso. Avendolo recuperato solo adesso e giocandolo mi sto veramente appassionando moltissimo a questo gioco e non nego che potrebbe diventare il mio Zelda preferito. Finora il mio Zelda preferito è stato A Link to the Past, che se la gioca molto con Minish Cap, stranamente, per Game Boy Advance, però questo gioco devo dire che è veramente, per quanto visto finora, è veramente sublime. E non avendo giocato la versione per Nintendo 64, devo dire che la conversione, per quanto ho potuto provare, diciamo, relativamente, e per quanto ho potuto vedere nei vari gameplay, diciamo che la conversione sembra fatta veramente, veramente molto bene. Originariamente il gioco uscì nel 1998 appunto su Nintendo 64, ne poi uscita la versione su Virtual Console, abbiamo poi potuto giocare su GameCube con la versione Master Quest, quindi diciamo le occasioni per giocare sono state molteplici, però secondo me questa versione che è uscita per 3DS è senza dubbio la migliore, per tutta una serie di motivazioni che poi vi andrò a dire. È il miglior Zelda, questo oggettivamente non si può dire in quanto è tutta una questione soggettiva, però effettivamente le qualità che sono presenti in questo gioco sono veramente numerose e senza dubbio se gli hanno dato questa denominazione probabilmente qualche motivazione ci sarà. Questo gioco è caratteristico perché nonostante sia un remake di un gioco uscito ormai 13 anni fa, un veloce calcolo, è riuscito comunque a diventare una killer application per una nuova console. Questa è una cosa abbastanza singolare perché diciamo tutti si aspettavano diciamo un'uscita di questo capitolo, ma nessuno diciamo poteva immaginare che diventasse una killer application per una console uscita di recente, perché insomma tutti si aspettavano una cosa del genere magari per un nuovo titolo magari di Mario, per un nuovo Zelda, ma non per un remake. E quindi secondo me questa è l'ennesima riprova di quanto questo titolo sia veramente eccezionale, di quanto questa conversione sia stata fatta veramente molto molto bene. Difatti la mia domanda più frequente era, prima di acquistare questo gioco, ma ha senso fare un remake di questo gioco, diciamo un remake per una console che sfrutta queste, diciamo, queste caratteristiche 3D? La risposta è: se un remake lo fanno in questo modo, ben venga, ne facessero di questi remake, perché insomma è veramente molto ben realizzato, perché a livello di grafica è come se fosse ristrutturato tutto da capo, in quanto ci sono modelli poligonali molto più rifiniti, dettagli molto più accentuati, le animazioni sono molto molto più fluide e quindi diciamo che è come se fosse stato rivisitato tutto da capo il comparto grafico di questo gioco e sembra quasi di trovarsi di fronte a un gioco totalmente nuovo, senza togliere il fatto che è stato aggiunto appunto l'effetto 3D che dà una profondità maggiore a tutto quanto l'universo di gioco, ed è un 3D che è stato sviluppato e implementato soprattutto molto molto bene e secondo me è il miglior 3D che abbiamo visto finora su 3DS. Io posso parlare poco perché la mia esperienza col 3DS è abbastanza limitata, in quanto questo gioco è Luigi's Mansion 2, però ne ho potuti provare, diciamo, diversi giochi del 3DS. E diciamo che secondo me Zelda Ocarina of Time e Super Mario 3D Land sono quelli che sfruttano meglio il 3D appunto in questa console. Però devo dire che è una, diciamo, una feature più bella che utile, se vogliamo, perché dà diciamo un'immersività nel gioco esagerata, però a patto di tenere il livello del 3D molto basso. Questo perché? Perché tende a dare dei problemi soprattutto in accoppiata col giroscopio. Perché? Perché il giroscopio dà la possibilità, appunto, il sistema del giroscopio, che cosa? Il sistema del giroscopio è quello di poter muovere la console e quindi sfruttare delle feature legate ai videogiochi. Appunto, col giroscopio è possibile, tenendo premuto il tasto, mi pare L, il dorsale L, è possibile, tenendo appunto premuto, ruotare la console e appunto poter vedere con la visuale di Link il mondo di, appunto, il mondo di gioco che ci circonda. E questo, siccome sappiamo che il 3D, per essere, diciamo, goduto al meglio,
bisogna tenere la console in una determinata posizione, non bisogna muoversi da quella posizione, questa è una delle piccole pecche del 3DS, in effetti. Appunto, in accoppiata col giroscopio questo diventa un problema, perché se devo tenere la console in questa posizione, per poter giocare al meglio e per vedere attorno tutto quello che mi circonda, devo girarla così, ovviamente c'è quello, diciamo, fastidioso effetto di sdoppiamento che ovviamente non beneficia al godimento dell'avventura. Quindi, se si vuole godere appunto di queste funzionalità, conviene disattivare il 3D, e questo giroscopio funziona anche con l'utilizzo degli oggetti, quindi per l'Amiga, per esempio, con la fionda, con l'arco, e quindi diciamo che per un miglior godimento del gioco conviene disattivare il 3D, per quanto sia molto molto bello. Per quanto riguarda poi il gioco proprio pad alla mano, risulta molto, diciamo, i comandi risultano molto reattivi e molto, molto godibili. E questa è una cosa che mi è piaciuta molto, perché pensavo che, essendo un gioco, diciamo, sviluppato per essere giocato pad alla mano, invece devo dire che giocato su console portatile risulta molto, molto godibile. E, ovviamente il gioco si sviluppa tutto nello schermo superiore, appunto c'è il 3D. Nello schermo inferiore, una cosa che mi è piaciuta molto è presente diciamo, tutto il menu e la mappa a touchscreen. E questo rende secondo me l'avventura molto più fluida, molto più immediata, perché ovviamente nella versione per console ogni volta che volevamo utilizzare un oggetto, equipaggiare qualcosa, dovevamo mettere in pausa, anche per vedere la mappa bisogna mettere in pausa, andare a esaminare tutto quello che volevamo vedere, uscire dalla mappa e rigiocare. Invece qua è tutto molto intuitivo, vuoi vedere la mappa, schiacci il tastino, vuoi equipaggiare le bombe, schiacci il tasto e lo assegni al tasto, quindi è veramente molto intuitivo e sicuramente rende l'avventura molto più fluida. Per ciò che concerne invece la struttura base del gioco, ovvero la storia, la narrazione, i personaggi, è tutto lasciato invariato, e questo secondo me è un bene, perché spesso vediamo nei remake, appunto nelle rimasterizzazioni in HD o quello che vogliamo, diciamo l'aggiunta di nuovi personaggi, l'aggiunta di nuove aree, di nuovi boss, di nuovi dungeon. E questa secondo me è una cosa che va a snaturare un pochino il senso di remake, perché il senso di remake è appunto prendere un gioco, trasporlo su una console di nuova generazione e appunto dargli degli apporti grafici che lo rendano più godibile appunto al passo coi tempi, quindi aggiungere nuove cose non avrebbe avuto senso. Era molto facile prendere Zelda Ocarina of Time e inserirgli dentro per esempio un nuovo dungeon con un boss gigantesco e molto figo, la cosa sarebbe stata senz'altro sviluppata bene, ma sarebbe andata a snaturare l'essenza vera del gioco, e probabilmente i fan storici della saga si sarebbero un po' indispettiti di questa cosa, perché il gioco, questa qua, è veramente una pietra miliare, considerato da molti addirittura il miglior gioco mai creato, e andarlo a snaturare aggiungendo delle cose che non hanno alcun senso di essere inserite, probabilmente avrebbe fatto arrabbiare molti, non il sottoscritto che non l'aveva ancora giocato, comunque chi l'aveva giocato all'epoca di sicuro si sarebbe molto arrabbiato. Quindi il fatto che l'abbiano mantenuto così, diciamo, mantenuto in toto, secondo me è un'ottima cosa. Quindi la magia del gioco è rimasta la stessa, è bellissima l'esplorazione di tutte le varie ambientazioni di Hyrule, i dungeon sono molto molto intricati come classico della saga, quindi diciamo che questo è l'esempio, è l'emblema perfetto di come dovrebbe essere uno Zelda, diciamo è il capostipite di tutti quanti gli Zelda. Le cose da fare sono un milione, comunque molti di voi l'avranno giocato, quindi non sto dicendo nulla di nuovo, però una cosa che mi è piaciuta anche molto di questa conversione è che finalmente il gioco si potrà giocare totalmente in italiano, perché è la prima versione che esce ufficialmente tutta in italiano, quindi anche diciamo ci hanno tenuto d'occhio per una volta tanto noi poveri sfigati italiani. E l'unica cosa che, se vogliamo, l'unico piccolo difetto di questo gioco, e parlare di difetti per questo gioco sembra veramente un insulto, ma l'unico piccolo difetto è la gestione dei salvataggi. Perché? Perché i salvataggi sono abbastanza, secondo me, calcolati male, nel senso che ogni volta che salveremo, anche se siamo nella piana di Hyrule, ogni volta che salveremo ci ritroveremo nel villaggio dei Kokiri, quindi all'interno della casa di Link, quindi ogni volta dovremo partire e ritornare nel punto dove eravamo. Questo secondo me è un pochino un difetto, però se tutti i giochi avessero questo tipo di difetti, ben venga. Quindi niente, queste erano le mie impressioni a caldo su Ocarina of Time 3D. Non penso che ne farò una recensione, appunto perché, a meno che non la faccio magari per il sito Gamelite, allora a quel punto la riproporrò anche sul canale, ma non penso che ne farò una recensione. E questo gioco mi è servito anche per farmi salire ancora di più d'hype per il prossimo Link, che appunto uscirà, Link to the Past 2, che sarà il primo vero Link, diciamo la prima vera incarnazione di Link su 3DS. Ho un hype esagerato per questo gioco, però comunque passare diciamo questa attesa con Ocarina of Time 3D secondo me è un ottimo modo, e anche perché il gioco, ribadisco ancora una volta per chi non l'avesse ancora capito, è veramente riproposto in maniera egregia, secondo me tutti dovrebbero possederlo, in quanto sebbene sia un remake è diventato un'ottima killer application per questa console.
Quindi per ora è tutto. Fatemi sapere la vostra su appunto su Zelda Ocarina of Time 3D se l'avete giocato. Fatemi sapere la vostra su questo video se vi è piaciuto. Mi raccomando, commentate, spolliciate, condividete il video se vi è piaciuto. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Iscrivetevi alla pagina di Facebook se ancora non l'avete fatto, così vi terrò sempre aggiornati su tutto quello che concerne i miei video, news e quant'altro. Diciamo, sono molto presente, molto attivo sulla pagina. E niente, noi ci vediamo al prossimo video che sarà, penso, un gameplay di God of War. Quindi alla prossima. Ciao ciao!